Cuori nerazzurri, un buon pomeriggio dal Gewiss Stadium di Bergamo, pronti per Atalanta-Inter, settima tappa della stagione 2021. Brozzi, palla per Bastoni, bello il pallone per Vidal, di prima per Lautaro, fallo ai danni del Toro. Però c'è un bel dai e vai con Brozzo che mette Barella in condizione di poter andare al tiro. Il cross a cercare il centro aria con Lautaro che prova la volée. Palla con il corpo basso, palla alta. Palla recuperata dal Papu, attenzione che potrebbe caricare il colpo. Allarga per Atebeur, pronto ad andare al cross. Palla esterna per Malinowski, anzi Freuler che va all'uno contro uno con Ashley. Il cross sul secondo palo, è una palla velenosa che deve smanacciare Samir. Aveva preso una direzione un po' stravagante quel pallone. Al minuto 17 Barella per il Nigno per Brozzo, Brozzo ancora per Nick, attenzione, la palla per Sanchez che prova ad agganciare dentro l'area di rigore, la tocca per Lautaro, il tiro! E la palla sfiora il palo, rapida la girata del Toro che cerca l'angolo e non trova lo specchio della porta su una, forse c'era anche una deviazione, c'era una deviazione. Attenzione al cross di Bastoni, la palla dentro Vidal, arriva con un perfetto terzo tempo, ma la palla va alta sopra la traversa. Si riparte con gli stessi effettivi del primo tempo, inizia in questo momento la ripresa, Inter con Handanovic in porta. Brozzo arpiona un pallone e cambia tutto dopo aver subito il fallo di Pasalic servendo Ashley che può andare all'uno contro uno. Dai ragazzi, proviamo a piazzarla, palla dentro, come in destra, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol! Il Toro! Il Toro! Un pallone dentro e il Toro l'ha messa! Al minuto 12 Inter in vantaggio con il colpo di testa di Lautaro su assist di Ashley Young che vedete accarezza il pallone verso il centro, la sua girata di testa è quanto mai preziosa, è quanto mai pugnace, è quanto mai efficace. Recupera Ashley Young che arriva al limite dell'area, carica il destro e la palla va fuori di mezzo metro. Si abbassa Darmian, esce su di lui Ruggeri, Barella, preso in controtempo Lautaro, eccola qua la palla per Vidal, può andare solo verso il portiere, attenzione Riartu, entra in aria, il tiro, la grande parata, poi Barella, e ancora la grande parata, mancato il colpo del KO, prima con Vidal e poi con Barella, tutto questo al minuto 20 per ben due volte è stato provvidenziale Sportiello con due grandi parate, bellissima l'azione con cui abbiamo messo Vidal solo contro il portiere, è arrivato lì, ha cercato il colpo forte sul primo palo e per due volte su quel palo sono arrivate le manone di Sportiello. Cerca il pallone dentro, pericolosa questa transizione con il tiro e c'è il gol di Miranchuk. Sorpreso Samir da un tiro potente e angolato del russo Miranchuk al debutto in Serie A, debutta con gol e al minuto 33 l'Atalanta trova il pareggio. Lammers cerca largo Miranchuk, il cross al centro, Muriel, mamma mia, sbuca in tuffo in posizione ghiotta e per fortuna sfiora e mette a lato. Papu che lancia il pressing costringendoci all'errore e allora ripartono loro ancora con Gomez che serve Pessina, Pessina allarga per Muriel, attenzione al colombiano, il cross dentro, pericolo, attenzione, reclamano un fallo di mano,
Skriniar prova a metterla per Lukaku, protegge Brozo, attenzione, il movimento di Hakimi, palla dentro, ecco Ashraf, va sul fondo, il cross, palla che rimane lì, c'è un atterramento, c'è una mischia, fa giocare, palla, dice Doveri, finisce 1-1 tra Atalanta e Inter, un pareggio che tutto sommato fotografa bene quello che è stato l'andamento della gara. Peccato perché eravamo andati in vantaggio con un gran gol di Lautaro al minuto 12, raggiunto poi dal pareggio al 33esimo della ripresa del nuovo entrato Miranchuk.